Farei in questo modo, proprio perché mi conoscete per la correttezza con cui opero. A domanda cortese, gentile e corretta si risponde, ma io questa è l'ultima volta che rispondo sulla vicenda di Colombo. Quindi la prossima volta, se avete il giusto desiderio di fare domande, non vi rivolgete a me perché non risponderò più. Perché siccome parliamo del nulla, rischio che se continuo a rispondere si costruiscono storie che non esistono e rischio addirittura di contribuire a rafforzare l'immagine e quindi diventare una sorta di operazione di marketing per altri, e questo non mi compete. Rispondo a qualcosa, come dire, che non capisco quale sia l'interesse, però rispondo. Credo di aver visto due volte nella mia vita Tony Colombo. Una volta, devo dire, fu molto cortese. Lo ospitai volentieri al Comune di Napoli perché venne a portarmi l'invito per il suo concerto. Tenete presente che io sono un sindaco del popolo, frequento più la strada che i salotti. Credo di aver fatto, penso, non meno di 70-80 mila fotografie in questi 8 anni. Credo di aver ricevuto non meno di 100.000 persone a Palazzo San Giacomo e continuerò a farlo. Quindi, tornando indietro, ospiterei nuovamente Tony Colombo. Tony Colombo ha insistito molto perché andassi, perché non ero mai andato a un suo concerto. E come dire, quel giorno mi ricordo andai, se non erro, era il Pala Parteno, forse c'era anche Belen, c'era tanta gente. Lo andai a salutare, lui fu molto contento, però non rimase al concerto perché doveva andare via. So che lui si è anche molto dispiaciuto che io non ho mai visto un suo concerto, che non abbiamo mai ospitato in 8 anni, eccetera, eccetera. Credo di non aver mai più visto Tony Colombo in vita mia, sicuramente non lo vedo da 3-4 anni, non sono un amico di Tony Colombo, tornando indietro farei esattamente tutto quello che ho fatto, mi ha fatto anche piacere che lui voleva fortemente che io lo sposassi, a distanza di 3-4 anni che non lo vedevo, ho fatto le mie valutazioni di opportunità, come sapete, e ho deciso, come dire, di non sposarlo. Tornando indietro farei esattamente la stessa cosa. Tornando nel 2016, se Tony Colombo voleva venire, insomma, Tony Colombo nessuno mai mi ha comunicato, perché adesso si parla di Tony Colombo, cioè io conoscevo il tenente Colombo, adesso conosco anche Tony Colombo, ma insomma, nessuno mi ha detto che era pericoloso ospitare Tony Colombo nel mio ufficio, cioè io sono un uomo di popolo, non chiedo, come dire, il pedigree alle persone che entrano nel mio ufficio. Quindi per me adesso la storia di Tony Colombo è chiusa, per un semplice motivo, che io non solo sono una persona seria, mi devo occupare di Napoli e non posso contribuire a costruire storie che non esistono. Io capisco che si vuole buttare fango sulla città di Napoli, sul sindaco, che è l'unico che viene tirato in mezzo in questa vicenda. Siamo gli unici che abbiamo fatto qualcosa in questa vicenda, siamo gli unici che siamo intervenuti perché c'erano delle violazioni e le abbiamo accertate. Se c'era qualcos'altro io non lo so, nessuno me l'ha detto, quindi se c'era qualcosa che pure si aleggia non capisco perché altri non siano intervenuti. E che devo dire più? Credo che da questo punto di vista mi devo occupare esclusivamente dei fatti, dei problemi, delle gioie della nostra città. Quindi con la cortesia con cui vi rispondo sempre, è una mia scelta, da oggi in poi non contribuirò a costruire un film su Tony Colombo. Quindi da oggi in poi non mi fate più domande.